E sì ragazzi, siamo ancora qui, nel porto di Numana, a parlare di un nuovo occhiale. Oggi ragazzi parliamo dei Moscow Lamposh, portati da molti hipster, ma soprattutto da Johnny Depp. Un occhiale che nasconde una storia centenaria, fatta soprattutto di famiglia. Ma questo lo raccontiamo dopo la sigla. Hello guys, my name is Tristano Giovanni Depp, and today I introduce the Moscow Lamposh. Now let's go with the review. E ben ritornati qua sul nostro banco delle storie. E terminata questa piccola premessa comica con la nostra guest star, oggi andiamo a recensire i Moscow Lamposh. Dovete sapere che il modello in questione è disponibile in moltissime colorazioni, sia per quanto riguarda la montatura che per quanto riguarda le lenti. Comunque, molto famosa è la combinazione montatura nera-lente azzurrata, che è abbastanza di moda all'interno delle discoteche. L'esemplare di oggi ha una montatura in acetato. Se non sapete che cos'è l'acetato, vi rimando al video precedente dedicato ai Ray-Ban Wayfarer. Il colore della montatura è giallo blonde, mentre il colore delle lenti è verde, un verde che ricorda molto quello della lente G15 dei Ray-Ban. Parlando della parte frontale dell'occhiale, osserviamo due lenti che hanno la forma che ricorda molto quella dei televisori degli anni 60. Poi, parlando invece del ponte, il ponte è chiamato dalla casa ottica Keyhole Bridge. Questo perché lo spazio delimitato dal ponte e dai bordi in acetato delle lenti ricorda molto il buco di una serratura. Poi, sui musetti, sulle estremità del frontale, possiamo osservare dei rivetti a forma di diamante, che sono presenti anche sulle aste. Poi, parlando invece delle cerniere, esse sono molto robuste, in acciaio, e ciascuna è caratterizzata da ben 7 barili, cioè 7 cerchi metallici. Poi, parlando invece delle aste, esse sono trasparenti, lasciano intravedere dunque il loro scheletro metallico e presentano su di esse delle scritte. Sull'asta di sinistra osserviamo il nome del modello, Lamposh, le sue dimensioni, 46 qua sta ad indicare la taglia della lente, o meglio la larghezza della lente, dunque 46 mm, 4,6 cm. Dovete sapere che le taglie disponibili sono 44, 46, 49 e 52. Poi osserviamo il nome della colorazione alla montatura, blonde, e infine il marchio CE, che stabilisce che il prodotto in questione rispetta dei determinati standard di sicurezza per l'Unione Europea. Poi, per quanto riguarda invece il terminale, osserviamo il logo della Moscow, un carretto. Perché questo logo? Perché il fondatore della casa, Ayman Moscow, nei primi del Novecento, vendeva le sue montature per strada e trasportava i suoi occhiali grazie infatti ad un carretto. Poi, per quanto riguarda invece l'asta di destra, osserviamo su di essa il nome della marca dell'occhiale, l'acronimo di New York City, che è il luogo di fondazione della Moscow, e infine sul terminale osserviamo inciso Est 1915. Vediamo un po' se riusciamo ad inquadrarlo. Ecco qua, che è l'anno di fondazione della Moscow. Interessante poi è la custodia di questi occhiali, rigorosamente in pelle nera. Molto stupende sono le cuciture gialle e anche il logo del carretto presente sulla chiusura. Ricco di personalità poi è il panno in microfibra, sul quale è stampata una foto degli anni 20, raffigurante il figlio del fondatore della Moscow, vale a dire Saul Moscow, alla guida di un'automobile dell'epoca. Poi, per chi volesse usare i Lamposh come occhiali da vista, la Moscow produce anche delle comode clip da sole, aventi uno stile decisamente retro. Parliamo adesso della storia della Moscow, che inizia nel 1899 a New York, quando a sbarcare nella Grande Mela è l'ebreo bielorusso immigrato Ayman Moscow.
al quale però fu cambiato il cognome in Moscot a causa di un errore anagrafico avvenuto ad Ellis Island. Egli iniziò la sua attività di ottico nel Lower East Side, vale a dire in questa zona dell'isola di Manhattan, vendendo occhiali lungo Orca Street, per strada dunque, tramite un carretto. Ecco dunque il perché del logo odierno della Moscot. In seguito, poi, nel 1915, Ayman apre il suo primo negozio al numero 94 di Rivington Street. Si dice che Scott Fitzgerald, l'autore del Grande Gatsby, si fosse ispirato al negozio di Moscot per il cartellone pubblicitario del dottor T.J. Eckleburg descritto nel libro. Col passare del tempo, poi, nel 1925, Saul Moscot, il figlio di Ayman, rilevò il negozio e decise di spostarlo dal numero 94 di Rivington al numero 118 di Orchard Street, cambiando poi nome al brand e al negozio in Saul Moscot. Qua adesso abbiamo alcune immagini di come il negozio di Saul sia cambiato nel tempo. Questa è un'immagine degli anni 20 e 30, questa invece è degli anni 70, mentre questa invece è degli anni 90. Dopo Saul poi ci fu a dirigere l'azienda il figlio Joel e dopo Joel ci sono stati Kenny ed Harvey. Kenny però è morto nel 2010, dunque oggi ad essere l'unico titolare dell'azienda è Harvey, che è optometrista. L'optometrista è un ottico deputato a svolgere determinate analisi oculistiche. È una professione diversa dall'oftalmologo. Chi ne sa di più della materia, lo invito a lasciare qua sotto un commento. Harvey poi ha avuto un figlio, Zach, il quale si è laureato in design industriale ed è diventato il capo designer dell'azienda. È oggi lui dunque a scegliere la forma dei nuovi modelli di occhiale. Agli inizi del 2000 poi la Saul Moscot cambia nome e diventa semplicemente Moscot. Inoltre, l'indirizzo dell'originario negozio cambia e si passa dal numero 118 al numero 108 di Orchard Street. Insomma, il quartiere è sempre quello. Ma allora che cos'è oggi la Moscot? È un marchio globale che conta su numerosissimi punti vendita sparsi in tutto il globo, quindi non solo New York. Inoltre è un marchio che è simbolo di qualità e vero artigianato. Non è un caso che ad averli scelti come occhiali sia stato Andy Warhol, ma anche Johnny Depp, il quale ha reso i Lamtosh e i Moscot famosi in tutto il mondo. Bene ragazzi, la storia di questo video è appena terminata, ma noi torneremo qui con altre nuove montature. Se volete supportarmi, iscrivetevi al canale oppure mettete like al video. Seguitemi su Facebook o su Instagram, trovate i link ai miei account qua sotto in descrizione. Io adesso ho un aperitivo con i miei amici hipsterelli. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!